Giotto è considerato colui che portò l'arte italiana verso la modernità. Il politico proviene dalla Basilica di San Pietro a Roma e fu commissionato dal cardinale Jacopo Stefaneschi per l'altare maggiore. L'opera si compone di tre scomparti e per questo prende il nome di trittico. Le immagini ruotano intorno alle figure di Pietro e Paolo, i santi considerati simbolo e fondamenta della Chiesa Cattolica Romana. L'opera è un affresco staccato e trasportato su tela, realizzato da Melozzo da Forlì. Il dipinto originariamente si trovava nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Protagonista della scena è Papa Sisto IV della Rovere, colui che edificò e diede il nome alla Cappella Sistina. Il Papa sta affidando a Bartolomeo Sacchi, detto Platina, la gestione della biblioteca, che aprì a chiunque avesse il titolo per consultarla, rendendola la prima biblioteca pubblica d'Europa. Quest'opera è un manifesto che sottolinea il patto tra la Chiesa, le arti e la cultura in generale, che produsse la straordinaria stagione del Rinascimento a Roma. La Trasfigurazione fu realizzata da Raffaello prima di morire a 37 anni e fu terminata dall'allievo e collaboratore Giulio Romano. La pala d'altare mette insieme per la prima volta due episodi tratti dal Vangelo secondo Matteo. In alto la Trasfigurazione di Gesù. E in basso il miracolo del giovane indemoniato guarito. Notate lo splendido paesaggio naturale raffigurato al tramonto. Osservate l'utilizzo sapiente della luce che proviene da diverse fonti e con gradazioni differenti, ma soprattutto siamo catturati dall'inedita posizione di Gesù, che si solleva in volo sprigionando una forza e una luminosità che sembra giungere fino a noi. Non sappiamo quale fosse la destinazione di questo dipinto, né chi fu il committente, e ad oggi resta una delle creazioni più enigmatiche di Leonardo. L'opera non è finita e rappresenta San Girolamo vestito con pochi stracci. Nella mano destra tiene la pietra per battersi il petto e con la sinistra compie un gesto di umiltà. Come sfondo un paesaggio abbozzato che conferma l'interesse del pittore per lo studio dell'atmosfera e della natura. Osservate la straordinaria resa anatomica che Leonardo usa per il corpo del santo, i muscoli asciutti ma scattanti, i tendini in vista, la testa scavata e ossuta. Abbiamo di fronte a noi una potente immagine di devozione e naturalismo. L'artista qui propone un'opera inedita cogliendo l'attimo in cui Cristo viene posato da Nicodemo e Giovanni sulla pietra con cui verrà chiuso il sepolcro. È un quadro enorme e drammatico, incentrato sulla grande figura di Cristo, sorretta a fatica. Dietro di lui la Madonna e la Maddalena piangono. A destra Maria Cleofa spalanca le braccia con un urlo disperato. In primo piano Nicodemo si volta verso di noi con uno sguardo severo, come a volerci rimproverare per il male fatto a Cristo. Lo sfondo, completamente nero, fa emergere lo straordinario spigolo del coperchio del sepolcro che sembra bucare la tela. La cappella voluta da Sisto IV della Rovere sorge al posto dell'Aula Magna in cui il Papa svolgeva alcune delle funzioni istituzionali. Nel 1481 il pontefice convocò per la decorazione delle pareti una squadra di straordinari pittori, Perugino, Botticelli, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, aiutati dalle rispettive botteghe. Gli affreschi rappresentano le storie di Mosè nella parete sinistra e le storie di Cristo sulla parete destra. Giulio II, poi, affidò a Michelangelo il compito di affrescare la volta della cappella con storie della Genesi. Sempre Michelangelo realizzò il Giudizio Universale, distruggendo tre affreschi quattrocenteschi di Perugino. Pensate che in questo straordinario ambiente si riunisce ancora oggi il Collegio dei Cardinali per l'elezione del Papa, che qui avviene senza interruzioni dal 1492. Alla scoperta di questo straordinario gruppo scultoreo nel 1506 parteciparono Michelangelo e Giuliano da Sangallo e il suo ritrovamento fu di enorme importanza per artisti come Michelangelo stesso, Tiziano, Il Greco, Andrea del Sarto e Gian Lorenzo Bernini. L'opera rappresenta il sacerdote Laocoonte mentre muore avvolto con i suoi figli tra le spire di due serpenti marini inviati da Atena, furiosa perché Laocoonte si oppose all'ingresso del cavallo di legno nella città di Troia. Osservate il modo con cui i muscoli rendono lo sforzo e la sofferenza della lotta disperata, l'espressione di strazio nel volto del sacerdote e le contorsioni impotenti dei due fanciulli.
L'opera è una metafora del dolore, a cui spesso sono condannati coloro che dicono la verità. Questa stanza contiene i più famosi affreschi di Raffaello. Essi costituiscono l'esordio del grande artista in Vaticano e segnano l'inizio del pieno Rinascimento. Il programma iconografico degli affreschi rappresenta i tre aspetti più meritevoli dello spirito umano: il vero, il bene e il bello. L'opera più nota è senz'altro La scuola di Atene, che illustra una schiera di pensatori, filosofi e scienziati dell'antichità davanti a un'imponente architettura classica. Al centro di tutta la composizione stanno Platone, raffigurato con le sembianze di Leonardo da Vinci, nell'atto di sollevare il dito al cielo, indicando la sfera ideale da cui egli ritiene provenire la conoscenza, e Aristotele, che con il braccio destro indica il mondo circostante, la natura, e dunque l'importanza di una conoscenza fondata sull'osservazione della realtà. In questa, come nelle altre sale, Raffaello seppe, da un'osservazione diretta delle antichità romane, creare un'arte che divenne simbolo della pittura italiana del Cinquecento. In quello che rimane della statua è stato più volte riconosciuto Ercole. Altre interpretazioni hanno proposto Marsia, Polifemo o Filottete. L'ipotesi più accreditata lo identifica con l'eroe greco Aiace Telamonio nell'atto di meditare il suicidio. Questa scultura fu al centro di un vero e proprio culto da parte dei maestri rinascimentali, primo fra tutti Michelangelo, che vide una grande energia nei muscoli e nella posa del torso. Una leggenda racconta che Papa Giulio II ordinò a Michelangelo il completamento dell'opera con l'aggiunta degli arti e della testa. L'artista rifiutò, giudicando il torso troppo bello per essere modificato. Nel gabinetto sono conservate tre statue di Canova. La prima raffigura Perseo trionfante con l'elmo di Plutone, la spada di Vulcano, i sandali di Mercurio e in mano la testa di Medusa. L'opera suscitò un immediato entusiasmo da parte dei contemporanei che ammirarono la dolcezza della forma e la plasticità della posa. Le altre due statue rappresentano i pugilatori Creugas e Damoxenos nel corso dei giochi Nemei, quando Damoxenos di Siracusa trapassò l'avversario nel ventre cavandogli le viscere per ottenere la vittoria. Canova espresse tutta la concentrazione nella rigidità degli arti dei due pugili colti nell'istante prima della tragedia.